Tutti, siamo in diretta su Instagram e siamo in diretta su Facebook. Benissimo, allora andiamo a vedere se si vede qui. Perfetto, vediamo un attimo che si veda tutto. Perfetto, allora ok, così. Ciao Luca, ciao Boccia, benissimo, ben collegati. Ok, buon sabato. Allora, brava Olga, Maurizio, benvenuti, bravissimi, Agnese alla grande. E anche oggi siamo qui in diretta, su Facebook e su Instagram. Ciao Daniele, ciao Dani, ciao Clara. Bene, adesso volevo vedere se si vede bene. Ok, così. Ok Nando, grande Domenico, grandissimo Domenico. Barbara, benvenuta. Stavo leggendo il tuo post, poi ho visto ho visto che stava passando il tempo. Benissimo, allora intanto mi raccomando, tenetevi idratati, vicino una borraccia o dell'acqua, un bicchiere di acqua eccetera, per tenere. Grande Raul, mio fratello. Allora, ci idratiamo sempre un po' prima, piccolo segreto che sanno benissimo tutti quelli che fanno ginnastica, palestra, che facciamo sport di endurance eccetera. Giuseppina, benvenuta, aspettiamo un attimo, ci stiamo collegando un po' tutti. E non bisogna bere quando si ha sete, bisogna anticipare un attimo, perché poi è come mangiare, è troppo tardi quando si fa sport. È meglio essere integrati, idratati, in modo che quando poi andremo a intensificare l'esercizio saremo pronti sia a reidratarci quando ne avremo bisogno. Perfetto, ok, torniamo. Stavo guardando anche Instagram che è a posto. Benissimo, bravi. Ok, adesso Sara, benvenuta, ben collegata. Bene, siamo già abbastanza, siamo pronti per partire con la nostra routine. Ok, perfetto. Eccoci qua. Allora, anche oggi andremo a fare la nostra routine ad alta intensità. Bravissimi. Allora, andiamo a cominciare sempre con i flutter. Dunque, ci mettiamo ben distesi a terra. Ok, perfetto, così. Pronti? Andiamo. Ho rimesso la tromba. Bene, ok. Andiamo. Ben distesi, flutter. Ok, così. Andiamo a lavorare, cominciamo a lavorare dalle gambe. Allora, il massimo sarebbe riuscire a restare proprio belli dritti con la schiena, da far lavorare comunque le gambe, tricipiti, quadricipiti, da far lavorare i glutei, cominciamo addominali bassi. Ok, questo. Ricordate, quando fate le gambe, la parte che va a lavorare degli addominali è la parte. Perfetto. Andremo a fare un altro round di flutter. Bravissimi, vedo che vi state collegando tutti. Ciao Lorena. Bravissima. Ok, siamo pronti. Allora, il video è quasi pronto. Lo posterò domani mattina. Il video è proteine. È stato un po' più complesso, però spero vi piaccia e me lo direte voi. Benissimo, andiamo così. Io ogni settimana spero di riuscire sempre tra il sabato e la domenica di postare un video sulla nutrizione e poi passeremo alla motivazione. Benissimo, bravi, così. Se mettete le mani sopra i quadricipiti femorali, sentite come vanno a lavorare, sentite come lavorano facendo i flutter. Cioè, per dirvi, poi quando andremo a fare lo stretching, perché lo facciamo. Ok, perfetto. Benissimo. Ciao Gana, benvenuta. È arrivata Gana. Il prossimo round, ne faremo tre, sarà la barchetta. Ok, benissimo. E voi non lo vedete, ma il nano sta dormendo sul divano lì in parte. È il suo fratellino. Ok, il nostro gatto bianco e nero. Bene, adesso posizioniamoci pronti per fare la barchetta. Gran esercizio, permesso. Ecco, gambe su e braccia alte, così, perfetto. Mi ha dato due colpi di coda, permesso, eccoci qua. Scusa, Gana,
permesso, permesso, eccoci qui, così, tenete i palmi delle mani verso l'alto, benissimo, portate su le spalle, scusami Gana, permesso, permesso, ok, ah, mi aiuta a tenere su le gambe, come vedete oggi, perfetto. Allora, questo esercizio, l'importante di questo esercizio è che comunque riusciate a tirare su il più possibile le spalle. Massimo, benissimo, ben arrivato. Scusa Gana, permesso. Stamattina, adesso. Ah, bravissimo, duathlon, ok, ottimo, ottimo, ottimo. Vuol dire sei andato bello anaerobico, adesso, aerobico, adesso andiamo in anaerobico. Perfetto, così, così. Duathlon, grande, bellissimo. Va benissimo il duathlon, proprio perché riesci, se hai fatto bici corsa, se non sarebbe aquathlon giustamente, bici corsa vuol dire che hai fatto moltissimo, lavorato sulle gambe, sul tronco, adesso andiamo a fare forza. Ok, così. Questo è il secondo round della barchetta. Perfetto. Terzo round lo faremo anche con la variante permesso, Gana. Permesso, permesso, permesso. Grande Pier, anche Pierluigi è collegato. Permesso Gana, help me. Gana, ok, perfetto. Adesso stiamo in posizione, perfetti così, e siamo pronti a fare il terzo round della barchetta. Ok, benissimo. Ok, così. Allora, palmi delle mani verso l'alto, cerchiamo di portare su le spalle verso le ginocchia, così. Allora, piccolo trucco, cerchiamo di andare più avanti possibile, sentiamo come lavora praticamente. Se vogliamo aumentare la difficoltà, portiamo le braccia così e anche le gambe, difficoltà 2, difficoltà 3. Rimanere in questa posizione comincia a diventare, si sente quanto... in più lavora benissimo. Ecco, adesso andiamo a lavorare con il plank, l'imperatore degli esercizi. Questo è veramente un gran esercizio, questa posizione, visto che chi va anche in bici, per esempio quando siamo messi sulle prolunghe nella bici a crono, diventa importante, ma nella corsa, specialmente chi fa running, riuscire a tenere la posizione che stiamo lavorando adesso. Ok, allora ricordate i glutei contratti, questo è importantissimo. Ok, i glutei sono contratti, le spalle sono così convesse, bravissimi, piegate un po' in avanti. Ok, ecco, stavo dicendo, è molto propedeutico anche chi fa running, soprattutto perché core stability. Perfetto. Quando noi andiamo a correre, praticamente dobbiamo trovare la postura più eretta possibile. Invece quando cominciamo a essere stanchi è una cosa normalissima. Ciao anche agli amici di Instagram. Quando anche andiamo a correre, la postura, cominciamo a essere stanchi, cominciamo a portare, perché la testa è la parte più pesante del corpo. Purtroppo tendiamo ad andare su, giù, e invece bisogna tenerla su. La bene, posizione corretta, glutei contratti, ok, bene, andate così a essere un po' gobbi sulle spalle, perfetto, dovete sentire proprio tutto il treno anteriore dei muscoli che lavora, bravissimi, bravissimi, ok, così, ok, bravi, perfetto, lo sento, sento proprio che lavora molto bene. Stavo dicendo, questo è propedeutico perché quando noi ritorneremo in posizione eretta, siamo abituati a mantenere questa postura, la testa, essendo la parte più pesante del corpo, se noi andiamo a abbassare, dobbiamo far intervenire tutti i muscoli anteriori, tricipiti, addominali, i tibiali, a volte fanno male i tibiali perché noi con la testa in avanti andiamo a spostare il peso. Terzo round, ok? Manteniamo la posizione così, così, glutei contratti.
Allora potete spostarvi, spingere sul punto dei piedi un po' più avanti o un po' più indietro, e se andate un po' più indietro sul punto dei piedi sentite come vanno a lavorare i polpacci. Allora vedete un po' voi come mantenere la postura per sentire lavorare gli addominali, ok? Bravissimi, bravissimi. Perfetto. Questo grande esercizio. Quando noi diventiamo confident con un esercizio del genere, vuol dire che siamo già molto avanti. Ok, Michele, ciao Michele, ciao. Ma niente anche scarpa. Gianluca, benissimo. Alessio Rispoli, grande, grande. Bravi ragazzi, bravissimi. Allora, il prossimo andiamo a fare il plank così, esteso, e andiamo a portare la mano sulla spalla, così, così. Ricordate questo esercizio, core stability. E dietro i piedi sono uniti, ok? Praticamente spostiamo il peso da una parte all'altra, da destra a sinistra. Cioè cercate di tenere la mano ben aperta, cercare la stabilità, e con l'altra andare a toccare la spalla. Questo esercizio è importantissimo. Core stability. Perfetto. Questo ci dà modo di diventare confident, spostare i pesi del nostro corpo, però essere ben centrati. È un esercizio che anche questo cerco di inserirlo in tutte le routine. Tutte le routine. Qui abbiamo fatto, facciamo sempre la nostra routine total body, ok? Poi, come dico sempre, se qualcuno vuole o vuol mirare qualcosa, ne parliamo benissimo su e facciamo il secondo round, ok? Così, bravissimi, bravissimi. L'esercizio successivo, stando sempre in questa posizione, lo farò da vedere prima davanti e poi andrò in sezione, mi metterò di lato. Andremo a posizionarci nello stesso modo, solo che terremo le gambe aperte dietro e porteremo la mano destra a toccare il piede sinistro, ok? Ecco, così andremo a incrociare. Perfetto. Allora, io dico sempre, quando facciamo due round o più, usate il primo round per prendere confidenza, prendere ritmo con l'esercizio. Una volta che abbiamo preso il ritmo, magari col secondo cominciamo ad andare più spediti. Grande Miki Togeto, grande. Stavolta salti, cioè salti con la corda, fai un altro tipo di esercizio. Allora, in posizione, gambe aperte dietro e andiamo a toccare così, così. Andiamo a toccare, perfetto, bravissimi, bravissimi, ok, così. Allora, potete toccare il tallone, potete toccare la pianta del piede o la punta del piede. L'importante è che per questa frazione di secondo sia la gamba e il braccio a tenervi in equilibrio, ok? Core stability, cioè quando sentite parlare di core, cioè è come dire core business, cioè uno che ha una gelateria, mi viene in mente, avrei voglia di un gelato adesso, vedo il sole così bello, cioè il core business di uno che vende gelati è il gelato, ok? Poi venderà anche il semifreddo, la torta, ok, eccetera, però il suo core business è il gelato. Il nostro core è, sono gli addominali, sempre aperti così, ok. Anzi, avevo detto che mi mettevo così, così potete vederlo di lato, ok. Il nostro core business qual è? Quello di trovare l'equilibrio. Allora, il core sarebbe il centro. Dunque parte tutto dagli addominali e dai dorsali, ok? Da lì poi passiamo a tronco, glutei, per poi passare agli arti, ok? Ecco, è importante questo, perfetto, è importante che andiamo ad allenare proprio il core e la centralità. Grande Gabri, ben collegato, ok? Allora, adesso andiamo a fare il plank laterale. Allora, troviamo una bella posizione comoda, ok? Che stiamo di lato, una gamba sopra l'altra, e dobbiamo spingere il bacino verso l'alto. Così, perfetto, perfetto. Sto guardando il nano, il mio gatto,
che è messo più o meno come me adesso. Ok, forse gli dà un po' fastidio la tromba. Va bene, bravissimi, mantenete la posizione, su, su, ecco, così, così, lo facciamo, 30 secondi di lavoro da una parte, riposo, e 30 secondi dall'altra, perfetto, recupero, 30 secondi recupero, li usiamo per metterci dall'altra parte, cerchiamo sempre di essere comodi, in ogni posizione che andiamo a fare, perché praticamente questa è una routine total body, ok? Però le routine possono essere mirate. Le mirate sono, ripetizioni da 10, tipo 10, possono essere 10 plank. 10 plank alternati, ok? Dunque, perfetto, su, spingiamo. Allora, quello che volevo dirvi è questo. Ogni volta che facciamo un esercizio, anche se ne facciamo uno, cerchiamo la posizione corretta, di farlo in modo corretto, cioè in modo che quando lo andiamo a duplicare andremo sempre a farlo in modo corretto. Allora, chi è già avanti può alzare anche il braccio, questo sempre in plank laterale funziona, gran bel esercizio, ok? Bravissimi, bravissimi. Allora, volevo ringraziarvi comunque che andate, grande Monica, grande, bravissima, che andate sul canale YouTube Airo Alessio, Alessio Breda, dove carichiamo tutto, anche ieri, dove domani mattina andrò a caricare il video sulla nutrizione che parlerà delle proteine, sempre tra il sacro e il profano, con qualche curiosità. Bene, andiamo a fare questo adesso, ok? In plank, bike, bicicletta o alternato, ok? Andiamo a fare questo, ok? Perfetto. Cerchiamo di alzare le spalle, di andare con i gomiti incontro alle ginocchia. Allora, questo esercizio va benissimo perché sta, vedete, stiamo aumentando l'intensità e stiamo aumentando il coinvolgimento di più muscoli, ok? Bene, ne faremo due round anche di questo crunch alternato, come dicevo, cioè coinvolge. Allora, parte sempre dal core perché andiamo in torsione, andiamo in rotazione con il busto, mantenendo però il bacino dritto, ok? Perfetto, e lì andremo a lavorare con i laterali e con gli obliqui, quei muscoli che io non vedo ancora, ok, sul mio corpo. Bene, pronti a fare il secondo round, sulle gambe e andiamo a fare questo, ok? Perfetto, l'alternativa è questa. Ok, andare con la mano verso giù per fare ancora più, diciamo, twist, quello che andremo a fare dopo. Adesso è sufficiente questo per me, sento che sta lavorando tantissimo il core. Ok, così, così, perfetto, bravissimi. Adesso andremo a fare due round del crunch, cioè faremo gli addominali con i piedi a terra, ok? Andremo, vediamo, intanto vi vedo, Lesla, ok, ciao! Allora, l'esercizio, gli addominali, basterebbe fare questo, ok? Per far lavorare gli altri. Noi mettiamo giù le gambe, braccia distese, e andiamo, cerchiamo di fare questo movimento. Allora, ne facciamo due round. Però se riuscite a fare questo, stiamo cominciando eccetera eccetera, va benissimo perché comunque andate a lavorare sul core. L'obiettivo è arrivare a questo. Sarebbe grave che io dopo 52 giorni, oggi sono 52 giorni che ci alleniamo assieme, bravissimi, bravissimi. Se dopo 52 giorni non riuscissi a fare questo, beh insomma, dovrei rivedere un po' tutto l'allenamento. E invece ci stiamo riuscendo e ci stiamo riuscendo alla grande. Sempre un passo alla volta, non è una gara. Cioè ogni giorno guadagnare un centimetro vuol dire in 10 giorni sono 10 centimetri, cosa praticamente impossibile. Guadagniamone 5 mm, ok? Sono 5 centimetri in 10 giorni, ma è tanta tanta roba. Andiamo con il secondo round, così, ok? Perfetto. Io sono arrivato così, se andate a vedere il primo video dove arrivavo,
Ok, adesso posso fare tutti e 30 i secondi così, completamente, portando non le braccia ma i gomiti alle ginocchia. Ok, ecco, questo deve essere anche il vostro obiettivo. L'obiettivo è questo. L'obiettivo di tempo io ce l'avevo perché erano aperti tutti i cancelli per i triathlon e gli Ironman a cui ero iscritto, e dunque io dovevo trovarmi praticamente tra 23 giorni in Austria a fare un Ironman 70.3. Non sarà possibile, ma continuo a allenarmi. E ok, Sandro, grande, ben collegato, e sono comunque in questa situazione ben contento. Andiamo a fare, scusate, poi riprendo il discorso, l'ultimo esercizio, andiamo a fare hand touch, ok? Ben distesi, e andiamo, non barate, non tenete vicini i talloni ai glutei, ok? Non barate, se vedete che è troppo facile, allontanate, come sto facendo io adesso un attimo, allontanate i talloni dai glutei, ok? E andate così. Allora qui entrano in campo, vedete? L'esercizio corretto sarebbe questo, portare la mano su in modo da far lavorare anche l'avambraccio. Stiamo stirando, cioè dunque uno tira e uno spinge i muscoli laterali. Bene, ci siamo guadagnati il nostro minuto di recupero. Nicola, ciao Nicola, ciao Nick, ben arrivato, ben arrivato. Ok, è tempo di reidratarsi. Abbiamo ancora 40 secondi. Però ve lo voglio far vedere, scusatemi, ma lui è la mia veramente debolezza, ok? Lui è un grandissimo, si sta tranquillamente, non gli dà più fastidio neanche la tromba del timer, ok? Ok, mancano circa 15 secondi, ci siamo reidratati, adesso andiamo a ricominciare gli esercizi con due round di crunch, ma solo nella stessa posizione di prima, solo che alziamo anche le gambe, ok? Le gambe saranno così, le braccia dritte, e andremo a fare questo, ok? Allora, dico sempre, primo round di ogni esercizio si prende il ritmo. Allora, se vi ricordate il primo, o se no andate a rivederlo, questo era il mio movimento 52 giorni fa. Vi dicevo, il minimo sindacabile è arrivare con i polsi alle ginocchia, ok? L'obiettivo è questo, ok? Ecco, questo è l'obiettivo. E non è importanza quanti, ma l'obiettivo è riuscire ad arrivare più su possibile. Perché durante queste fasi che ci alleniamo, alleniamo sia gli addominali sia i dorsali. Dunque andremo, e la forza da dove ci viene? Perché facciamo entrare in campo tanti muscoli. Facciamo lavorare tanti muscoli diversi, che va benissimo nel nostro corpo, bruciamo tante calorie, come nel primo video dedicato alla nutrizione che abbiamo visto. Stesso esercizio adesso, ok? Così, andiamo su, bravissimi, braccia ben distese, ok, così, e andiamo su, andiamo a lavorare, perché così ci aiutiamo. Certo, stiamo facendo addominali, stanno lavorando tantissimo, però stanno lavorando anche i dorsali, però rimaniamo in equilibrio, dunque devono entrare in campo tutti i muscoli stabilizzatori per il core, ok? Benissimo, questo è importantissimo. Oh, bravissimi. Bene, il prossimo esercizio andremo a fare la butterfly, e questo è Flavia, ben collegata Flavia, bravissima, buon sabato. Bene, allora, la butterfly è uno degli esercizi più eleganti che ci sono, veramente. L'hanno chiamato così proprio perché fai una fatica bestia, belli dritti, braccia larghe, in questa sulle gambe, e andiamo a fare questo. Si toccano i talloni, si mandano in avanti le gambe e poi si ritraggono, così, ok. Dunque, le mani vanno a toccare i talloni, logicamente, vi da tenere sulla testa per riuscirci. E le spalle, ok, perfetto, questo è il movimento corretto, ok? Il movimento deve essere sinuoso, deve essere proprio armonioso, così come un battito d'ali di farfalla. Questo deve essere il vostro obiettivo, non farne 200, non ha nessuna importanza, a meno che non state facendo
voglio dire, una preparazione che comporta una ripetizione portata al massimo, ok? Allora potremo anche andare a aumentare la frequenza, ma prima impariamo a farlo bene, ok? Allora, giù, ben distesi, relax, recuperate i vostri 30 secondi, sono tutti vostri, ok? Così, e andiamo. Ok, questo è il movimento corretto, ok? Bravissimi. Andiamo, bravi, andiamo a fare la butterfly, ok? Benissimo. E uno si domanda, scusa Alessio, ma pesi 90 kg? Vabbè, 88 kg di farfalla, cioè avrò anche l'apertura alare atta a farmi volare, tutto là, tutto là. Come in bici, dura in salita, ma credetemi, in discesa mi sono levato belle soddisfazioni, perché il peso aiuta. Bene, adesso il prossimo esercizio, Russian Twist. Esercizio anche questo. Allora, questo esercizio lo ami o lo odi? Allora, io all'inizio non riuscivo a capire perché era punitivo, perché lo facevano fare nei corpi speciali russi dei Spetsnaz. A chi sbagliava qualcosa gli facevano fare questo esercizio. Poi ho capito che questo, lo ricordate, sulle gambe, e cominciate così. Guardate, non sto estremizzando, così. Allora, cerchiamo l'equilibrio. Sulle gambe da terra, i talloni non devono mai toccare, e le braccia aiutano a fare la rotazione del busto. L'obiettivo è arrivare a toccare con la mano opposta per terra, ok? Così, questo è l'obiettivo. Però iniziamo così, ok? Cerchiamo core stability, di trovare questo, cioè di riuscire a farlo rimanendo in equilibrio. Adesso lo farò vedere in sezione. Allora, vi stavo dicendo, questo per me era un po', vabbè, era un esercizio duro. Adesso l'ho inserito e l'ho messo tra gli immancabili praticamente. Questo è un esercizio. Oh, è arrivato Poldino. Questo Poldino, questo è il secondo. Grande, anche lui adesso si fa il suo giro ed è venuto a vedere cosa sta succedendo. Benissimo. Su e andiamo. Russian Twist. Ok? Questo è quanto. Benissimo. Dovete cercare in primis la stabilità. È importantissimo trovare la stabilità, ok? All'inizio non sarà semplice, però prima di andare giù con le mani, ok, dovete cercare la stabilità. Questo è un altro esercizio molto caro a noi maschietti, perché contribuisce con i muscoli obliqui a portare via le maniglie dell'amore, ok? Bravissimi! Grande Diego! Grande Diego, un mito! Grande Diego! Ho visto oggi che la Federazione Italiana Triathlon vuole riaprire il triathlon da settembre con tutte gare a cronometro. Nuoto, partenze singole, nuoto, corsa, bici, tutto. Ok, benissimo. Adesso andiamo con il climb. Così, ok. Scusate la divagazione, però ho visto Diego, grandissimo, grandissimo. Ah, ok, benissimo. Ecco, per esempio Diego questo esercizio lo fa moltiplicando per 3 la velocità con cui la faccio io. Ecco, io in questo momento quello che voglio passarvi è di avere prima l'elasticità e la forza. Poi andiamo ad aumentare la frequenza. Prima cerchiamo l'elasticità e la forza. Bravissimi anche agli amici di Instagram. Ok. Benissimo, adesso il prossimo climb lo faremo incrociando, che abbiamo portato le ginocchia all'interno delle braccia. Il prossimo climb, sempre la stessa posizione, andremo a incrociare, così, ok, perfetto. Ok, qui, a differenza di prima, dobbiamo andare in rotazione con il bacino. Anche qui cerchiamo l'elasticità di andare in torsione. Ok, così, perché oggi voglio fare prima questo, perché vedo che forse è meglio fare prima incrociare e poi andremo verso l'esterno. Ok, perfetto, così, così, ok, benissimo. Perfetto, perché ho visto che
facendo l'esercizio magari proviamo a alternare. Un giorno andremo a incrociare, un giorno adesso lo faremo verso l'esterno. Ok, benissimo. Ne andiamo a fare un'altra. Bravi, bravi, recuperiamo 30 secondi. Poi andiamo a posizionarci, le mani devono essere proprio un plantigrado, come la zampa di un osso, a cercare la stabilità. Ok, adesso andiamo sempre con le mani alla larghezza delle spalle, andiamo a portare, ecco, infatti va molto meglio, personalmente va molto meglio fare prima incrociato e poi andare verso l'esterno, se penso che vada così. Poi, ok, ditemi voi, magari possiamo rifare di nuovo questo, prima all'esterno e poi incrociato, va bene uguale, però mi trovo meglio. Perfetto, ok, benissimo. Allora, prossimo esercizio, andiamo a fare il granchio. Cosa vuol dire? Ci mettiamo nella posizione come nel climb adesso e con le gambe aperte dietro portiamo mano destra e piede sinistro verso la mano, spostiamo mano e piede, torniamo indietro al centro e poi a destra. Allora, consiglio, usate sempre il primo round per prendere confidenza con questo esercizio. Destra, torniamo in centro, sinistra, come i granchi. Si muovono la stessa mano e la stessa gamba, ok? Stesso braccio e stessa gamba, ok? Prima verso destra, poi al centro, poi verso sinistra. Poi si torna al centro, poi andiamo verso destra, poi torniamo al centro. Sinistra, centro e destra, ok? Perfetta, centro, sinistra e torniamo. Perfetto. Ecco, anche questo è un esercizio che anch'io cerco sempre di prendere il ritmo. Non è un esercizio facile perché ci vuole forza e coordinazione. Ecco, però piano piano ci riusciamo, non c'è nessun problema. L'importante è sempre cercare e prendere sia il primo, magari anche il secondo, per prendere confidenza con l'esercizio. Ok? Ok, gambe larghe, mano, torniamo al centro, andiamo a destra, torniamo al centro, andiamo a sinistra, torniamo al centro e andiamo a destra, torniamo al centro e andiamo a sinistra. Cioè un esercizio che sembra semplice, poi quando uno magari ci prova vede che proprio tanto semplice non è. Andiamo a coinvolgere tanti muscoli, dobbiamo coordinarli. E in un periodo, specialmente in un periodo dove siamo costretti in casa, non è il massimo subito partire e coordinarci. Infatti li sposto, vedete, verso la fine. Adesso andiamo a fare i piegamenti sulle braccia. Ok, bravissimi anche ieri quelli che mi hanno scritto che riescono a farle dritte. Io le faccio sulle ginocchia, ok? Perfetto, l'importante, mani all'altezza dei pettorali e andiamo giù, così. Io faccio sulle ginocchia, da lunedì ho l'obiettivo di cominciare, anche se ne farò 3-4, però le farò completamente distese. Sempre 3 round, magari saranno 3 round da 4 piegamenti, ok? Qui ho visto che sulle ginocchia riesco a farne praticamente da 10 a 13, ok? Questo è quello che riesco a fare. Dunque, magari partirò per farle completamente esteso da lunedì, partirò a farne 5, ok? Nel primo round. Magari cerco di bissare i 5 nel secondo, se ne ho ancora nel terzo magari faccio 6. Ecco, quello che vi consiglio è di farle sempre piramidali, non partire con il massimo all'inizio e andare a scalare. Sono due scuole di pensiero validissime, però io preferisco questa. Ok, pronti? E andiamo giù. Ok, mani all'altezza dei pettorali, ok? Andate giù, non allargate i gomiti, se no non andate a lavorare sui pettorali, ma andate a lavorare sulle spalle e non va bene, ok? La testa deve sempre superare le mani, ok? Così, ecco, questo è il movimento corretto. Allora, i piegamenti sulle braccia vuol dire che andate giù, e quando tornate su, che piegate le braccia così, praticamente andando indietro, le braccia vanno indietro
e spingono circa a 30 gradi, ok? Non di lato, non fatele di lato, che andate a cercare che si incontrino le scapole, non va bene, ok? L'esercizio corretto è questo. Andiamo a metterci giù, a far lavorare i pettorali, tenendo le mani a questa altezza, cioè altezza dei pettorali. Bene, pronti? Giù, la testa deve superare le mani, così, così, vedete? Ecco, perfetto, perfetto, così, così. Andiamo indietro e su. Perfetto, vedo che sempre... La terza è sempre bella tosta, ok, bene così, su, su, perfetto, perfetto, 11 sono riuscito a farne, sto ormai calcolando per vedere come andrò a fare bene lunedì, ho ancora domani per allenarmi così al ritmo, bene, adesso... Il prossimo esercizio che andiamo a fare è la spinta, è un esercizio isometrico, spinta isometrica, andiamo a fare forza sulle braccia, sugli avambracci, gambe a 90 gradi con il busto, andiamo giù e spingiamo con le mani, con le braccia a terra, per il 90% la spinta deve essere, dovete tirare a voi le gambe, ok? E un 10% dovete spingere verso il basso, dunque per tenere sollevato in qualche millimetro il corpo. Dunque, 90% di spinta tirate verso di voi e 10% spingete verso il basso. Benissimo. Spinta isometrica. Perfetto. Perfetto. Andremo a farne due round. Due round. Così. Bravissimi. Anche spinta isometrica, gran bel esercizio, perché qui andiamo veramente, dovete sentire anche tutta la parte dell'avambraccio, si fa sentire perché lo fate lavorare. L'importante, posizione corretta, gambe, busto lo tenete così a 90 gradi, andate giù, state belli dritti, contribuisce la spinta che date, così, contribuisce la spinta che date, spinta isometrica, perché restate fermi e spingete costantemente, così, così, tirate verso di voi le gambe e sentite come vanno a lavorare le braccia, le spalle, ok? Belli dritti, così. Spingete verso il basso un 10%, ok? Bravi, bravi, non mollate. Se vibra la spalla, vuol dire che avete lavorato bene. Allora, mancano 3 round, bravissimi. Allora, il prossimo esercizio, andiamo a fare un round, è il touch, questo. Ok, vedete, ne metto sempre un round nel primo ciclo e nel secondo ciclo, in modo che questo esercizio, che ci fa lavorare bene i laterali e gli obliqui, ci impone per forza di alzare le spalle, così, così. Non tenete troppo vicini i talloni ai glutei, se no, ecco, vedete che ho le spalle alzate, ok, ecco, perché se no non riuscirei ad andare a toccare i talloni. Bravissimi, così, così. Sono ben sudato anche oggi, anche oggi stiamo dando dentro, ok, perfetto, fatta, posiamoci 5 secondi, belli così, perché da questa posizione ci alziamo così e andiamo a fare due round del plank inverso. Allora, grande esercizio, parte sempre tutto anche qui dai glutei, glutei contratti, spingiamo verso l'alto, le mani tengono questa altezza, la larghezza, può essere la larghezza delle spalle, un po' più stretta, insomma, come vi trovate meglio voi. Su, la cosa importantissima sono i glutei contratti, mi raccomando, i glutei devono rimanere contratti così, ok. La testa, come vi dico, se può essere così, così, guardate in avanti, se vedete che calate un po', su, contraete i glutei che vi porteranno nella posizione corretta, senza nessun problema. Sì, insomma, dovete sentire che lavora, ecco. Bravissimi, bravissimi. Perfetto. Ok,
manca un altro round di plank inverso. Questo esercizio fa aprire la cassa toracica, fa riportare in linea tutto. Allora, dopodiché andremo a fare gli esercizi per i glutei e per le gambe, adduttori e abduttori, ok? Per avere delle belle gambe, belle, sode e toniche, ok? Ok, pronti? Glutei contratti, su, su, glutei contratti, così. Quando abbiamo i glutei contratti siamo già a metà del lavoro, perché pensano loro a tenere tutto il corpo nella posizione corretta. Stiamo lavorando con i tricipiti in tensione, però li abbiamo allenati con la spinta isometrica, ok? Perfetto. Vedete, stornano un po' giù, glutei contratti e torniamo su, così, perfetto. Mi controllo di essere dritto e via. Perfetto. Anche oggi abbiamo completato il nostro allenamento a corpo libero con esercizi ad alta intensità. Bravissimi, bravissimi. Poi andrò a caricare questo video sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, così potete andare a vedere e vedere qual è l'esercizio che magari più vi è consono. Poi lì trovate tutti, sotto trovate tutti i nostri riferimenti, sia del negozio caigo.com, sia di Alessio Breda Iron Alessio, potete scrivermi per qualsiasi curiosità, eccetera. Bene. Sono sudatissimo, ho indosso la maglia più tecnica, così approfitto 30 secondi di reidratarmi prima di cominciare la serie di esercizi per i glutei. Vedete, è una manica più lunga e una più corta, perché qui c'è proprio il senso, si può mettere il portatelefono e non finire una corsa anche di 5-6 km con tutto il braccio rosso. Ok, benissimo. Per andare ad allenare i glutei, che sono questi due muscoli qua, sotto dei quali ci sono anche gli ischiochiurali, così cari a tutti quelli che ha fatto oggi duro in bicicletta, ecco che andiamo a intervenire su di loro. Il primo esercizio che andiamo a fare sono gli affondi. Allora, gli affondi è questo, ok? Andiamo giù, non tocchiamo, adesso ve lo faccio vedere, non tocchiamo. Per sapere se il busto è corretto, dobbiamo vedere sopra il ginocchio la punta del piede. Vuol dire che siamo andati giù, abbiamo la postura giusta, praticamente. Da qui spingiamo sul tallone, andiamo su e la gamba opposta spinge su col ginocchio, ok? L'esercizio è praticamente questo, ok? Bene, adesso ne faremo 5 da una parte, 5 dall'altra. Poi, chiunque li farà in qualsiasi momento, fate multipli di 5. Ok, parto con il primo, andiamo a fare 5 e lavoriamo sulla gamba destra, bene, andiamo giù, non tocchiamo, 1, andiamo giù, vedo appunto il piede, 2, andiamo giù, 3, andiamo giù, 4, andiamo giù, spingiamo verso su, 5, perfetto. Adesso io mi giro, ma voi basta che cambiate piede oppure girate anche voi per dare un po' più di ritmo a tutta la routine, perfetto. Allora, facciamo lavorare il sinistro, dunque il destro va indietro, vedo la punta del piede, spingo e così. Questo è l'esercizio. Pronti? 1, andiamo, 2, andiamo giù, 3, andiamo giù, 4, andiamo giù, 5, perfetto. Perché dando lo slancio portiamo sull'altro, è un po' più, diciamo, tra virgolette, impegnativo, ma va bene. Di questo esercizio c'è anche la versione di, questo è l'affondo. L'affondo bulgaro, che è questo. Andiamo a mettere il collo del piede o metatarso, praticamente, messo sopra la seduta di una sedia o del divano e possiamo fare questo, vedete? Facendo questo abbiamo molta più escursione, ok? Perché il ginocchio non incontra il terreno. Però ci vuole più equilibrio, mi raccomando, se lo fate su una sedia vi tenete sul tavolo. Ecco, lì andrà a lavorare molto di più. Ok, benissimo. Passiamo al secondo esercizio, perché questo era un esercizio con due varianti. Secondo esercizio, gambe larghe, altezza delle spalle, i piedi, altezza delle spalle. I palmi delle mani andranno a toccare giù. Dunque, accovacciata, così, metto qua così mi vedete bene anche gli amici su Instagram. Andiamo giù, con i palmi tocchiamo per terra, ok? Inspiriamo in questa posizione, quando torniamo su spingiamo, espiriamo. E questo è uno. Adesso ne faremo 10, conto io.
vado giù, inspiriamo, torniamo su e espiriamo, ok? Questo è l'esercizio. Pronti? Andiamo giù, inspiriamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Allora, con questo esercizio abbiamo fatto lavorare anche qui i glutei. L'importante è toccare sempre i palmi a terra. Terzo esercizio per i glutei, ma non meno importante, anche se io lo chiamo muscolare. Questo è un bel esercizio che vi esorto a fare al mattino, ve lo consiglio veramente come risveglio muscolare, perché è un esercizio completo in due varianti. Allora, primo, teniamo le gambe a 30 gradi, braccia belle lungo il corpo, spingiamo con il bacino verso su, bisogna contrarre anche qui i glutei e spingere verso l'alto, ok? Inspiriamo in questa posizione, espiriamo quando siamo su al massimo e contiamo uno, così. Uno, ok? Bene. Anche qui ne facciamo due round a 5, ok? Partiamo col primo. Pronti? Inspiriamo. 1. Inspiriamo. 2. Inspiriamo. 3. Inspiriamo. 4. Inspiriamo. 5. Perfetto. E andiamo giù. Ok. Adesso, per fare il secondo round a 5, allarghiamo di qualche centimetro, da 3 a 5, ok? Allora, la donna ha il bacino conformato in modo diverso dall'uomo, dunque la donna riesce ad avere un'escursione un po' più larga. Noi maschietti praticamente variamo dai 2 a 3 centimetri, non estremizziamo troppo perché la testa del femore è dentro il bacino e siamo fatti diversi, ok? Bravissimi! Allora, sempre con le mani così, contraiamo e spingiamo verso l'alto, inspiriamo. 1, 2, sentite che lavora diversamente, ok? Inspiriamo, 3, inspiriamo, espiriamo sempre quando siamo qua, 4 e 5, perfetto, ok? Anche di questo fate sempre multipli di 5. Ciao Dario! Ciao Dario da Sicilia, grande, grande regione, regione che amo particolarmente. Ciao carissimo, Paola, grande Paola, ben collegata. Allora, adesso andiamo a lavorare su questi due muscoli. Abbiamo fatto i glutei, adesso andiamo a lavorare adduttori e abduttori, muscoli interni e esterni delle cosce, ok? Perfetto, benissimo. Sono muscoli che devono sempre essere allenati. Io anche questi comunque li inserisco in una routine, perché l'abduttore è un muscolo che si inserisce tra tricipite e quadricipite femorale, muscolo lungo che così tiene la gamba. Quando vedete quelle gambe molto muscolose e definite, è perché questo muscolo è stato allenato. Questo, se lo vedete fare, lasciate perdere, non serve assolutamente a nulla, non allena né uno né l'altro, anzi andate solo a sollecitare la cartilagine interna della testa del femore. Allora, su a 30 gradi, state lavorando, piedi a martello e via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, su, su, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bene, piede a martello, gamba dritta, ok? Così, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dobbiamo arrivare a 50. Dai, 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 dai. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Ok. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Lasciate cadere il tallone dietro al ginocchio, così, ok? Vedete? Dietro. Andrà da solo a posizionarsi qui. Allora, posizionarsi qui. Questo sto già cominciando a lavorare, vedete? Con il piede a martello, la gamba dritta, e questa è l'escursione che va a lavorare per l'adduttore. Siamo a 10. L'adduttore è muscolo interno, sempre tra tricipite e quadricipite.
Questo è un muscolo che lavora, per esempio, molto 20, lavora molto sui calciatori, vanno a calciare il piatto, stoppare i palloni, lo infortunano perché, vedete, è un po' noiosetto come allenamento e sappiamo che i calciatori non sono molto abituati a far fatica, lo dico con cognizione di causa, ok? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, bene, dobbiamo farne 80. Non spaventatevi del numero, perché vedete, l'escursione è questa, non c'è problema, non c'è problema. Bravissimi, bravissimi. Ok, così, così. 51, 52, 53, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Io vedo che comincio a lavorare adesso. Ok, perfetto. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Bene, altri 10. Piede a martello sempre, bella dritta la gamba. 76, 77, 78, 79, 80. Woohoo! Perfetto. Adesso andiamo. Cristian, grande Diego. Diego, grande. Cristian, grandissimo. Grandissimo. Ecco, Cristian, tu per me sei sempre stato veramente un professionista del ciclismo. Hai fatto anche tu Ironman. Sai cosa vuol dire allenarsi, allenarsi seriamente. Benissimo. Grande Cristian, grande. Bene, andiamo ad allenare l'abduttore, ok? Così non serve a nulla. 30 gradi, andiamo su, piede a martello e su, ok? Così, così. 6, 7, 8, 9, 10, avanti così, bravissimi, bravissimi. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, perfetto. Andiamo avanti, dobbiamo farne 50 così, ok? Dai, bravi, 35, 36, 37, 38, 39, 40, sempre bene. Piede a martello, gamba dritta, 45, 36, 47, 48, 39, 50. Tallone va dietro al ginocchio, così. Cioè lo lasciate praticamente cadere, va da solo. Mano qui e siamo pronti. Abbiamo già cominciato l'esercizio per l'adduttore. Ok? Perfetto. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravissimi, bravissimi. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. Avanti così, avanti così. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bene, bene, dobbiamo farne 80. Però vedete, stiamo lavorando bene. Questa è l'escursione. Lavorate così. 6, 47, 48, 49, 50. Piede a martello, gamba dritta. Ok, perfetto. 55, 57, 58, 59, 60. Su, 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 su. Su, 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 su. 65, 66, 67, 68, 69, 70. Altri 10. Dai che è fatta. Bravissimi, bravissime. 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Woohoo! Perfetto. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Allora, abbiamo fatto una grande routine. Cioè abbiamo lavorato 38 minuti ad alta intensità. 30 secondi di lavoro, 30 secondi di riposo. Grande intensità, total body. Poi abbiamo fatto gli esercizi per adduttori e abduttori che abbiamo appena finito. I glutei abbiamo lavorato prima, dunque tutta la parte bassa. La cosa importantissima che andiamo a fare adesso è lo stretching. Non mi stancherò mai, lo so che mi annoio, ma lo stretching, specialmente chi si è messo adesso o si sta cominciando a mettere e saremo tra poco liberi, di già possiamo andare a correre, eccetera, eccetera, ma inseriamo sempre queste routine. Io ci sarò sempre. Avanti tutta così. Dunque, lo stretching va fatto dopo aver fatto sport, dopo aver fatto una prestazione fisica. Cioè, se io devo andare a correre alle 7 del mattino, mi alzo, ho dormito tutta la notte, cosa vado a stretchare? Cioè, fatevi sempre questa domanda qua. Quanto posso stirare un muscolo che è già rilassato da una notte di sonno? Bene. La cosa che però dobbiamo fare, tutte le nostre articolazioni hanno i cartilagini. Andiamo a irrorarle, andiamo a ammorbidirle, ok? Questo lo vedete fare tutti i giocatori di pallacanestro. Andate a fare questo, ok? Bene, andate a fare questo, ok? Poi il collo,
il collo bene, bene il collo, avanti indietro, eccetera. Dunque, le articolazioni andiamo a muoverle. Poi, se uno deve andare a correre, farà 300-400 metri, va su e giù, fa una corsetta, mette in moto un po' l'impianto idraulico e basta, e andrà a aumentare durante la sua prestazione. Chi andrà in bicicletta comincerà sicuramente con dei rapporti molto agili per poi andare a intensificare. Chi fa nuoto, propedeutica il nuoto, hop, eccetera, poi si butterà e andrà a intensificare. Quando esce, i muscoli che ci danno forza, per darci forza, devono essere irrorati di sangue, dunque si ingrossano e si accorciano. Per non incorrere in infortuni, cosa bisogna fare? Quando finiamo cerchiamo almeno di andarli a stirare lì, a riportarli un po', dargli un aiuto a tornare come erano prima in relax. Questo vi eviterà un sacco di infortuni. Allora, io faccio sempre l'appello a tutti gli atleti di tacca, e ce ne sono che stanno anche guardando adesso, date male l'esempio, anche quando andiamo a fare una campestre, non scappate subito, lo so, il tempo è limitato, però fate vedere anche a chi, magari sulle prime volte, che va via ed ha fatto una fatica immensa, tipo io che ci metto 2 ore a fare una mezza, ok? Dunque, date voi l'esempio, siete dei grandi, siate dei grandi anche questo. Bene, adesso andiamo a fare il primo esercizio di stretching, mani così, una sopra l'altra, andiamo su e le portiamo così, vedete? Ok, mi metto qua. Allora, questo è importante anche per la mobilità delle spalle. Quando ho cominciato, giorno 1, arrivavo qui, dopo l'end season, ok? Adesso riesco a stare così, 10 secondi, ottimo, perfetto, benissimo, stiamo rilassando tutto. Secondo esercizio, prendiamo il braccio, lo portiamo dietro la testa, vedete qua, qui la mano deve essere completamente in relax, questa mano tiene l'altra sul gomito, andate a strecciare i laterali tranquillamente, gli obliqui, ma soprattutto scaricate la parte questa destra del trapezio. Cambiamo braccio, sempre 10 secondi, andiamo a stirare, sentite come si rilassa questa parte, abbiamo fatto lavorare anche con l'air touch. Ok, e andiamo a scaricare l'altra parte del trapezio, ok, così, benissimo. Poi andiamo giù, prendiamo in mano, sono appoggiato, potete farlo senza se avete più equilibrio di me, andiamo a strecciare il quadricipite che abbiamo fatto lavorare da subito con il flutter, ok? 10 secondi, andiamo a strecciare il quadricipite femorale, il più grande muscolo del corpo, il muscolo più potente del corpo. La parte più pesante è la testa, ricordate, per quello che fa male il trapezio a volte, quando si corre tanto e guardiamo giù e siamo stanchi, bisogna stare dritti, la testa deve essere supportata dal resto del corpo. Bene, adesso, altro esercizio che andiamo a fare, vi ricordate prima abbiamo fatto i glutei, adesso andiamo a strecciarli. Per strecciarli bene cosa facciamo? Gambe aperte come prima, così all'altezza delle spalle, solo che questa volta le mani le portiamo in avanti, schiena la dritta, il pugno va dentro una mano, andiamo con i gomiti all'interno e facciamo, portiamo, cerchiamo di portare il pugno verso il petto e sentirete che fa pressione verso l'esterno, ok? Dall'interno verso l'esterno, restate così, 1600, 1700, 1800, 1900 e 10, perfetto, e così abbiamo strecciato anche i glutei. Poi da questo andiamo su come eravamo prima, però lasciamo fare la forza di gravità. Giù, lasciamo fare, visto che la testa è la parte più pesante, non andiamo troppo indietro con le ginocchia, ok? Teniamo le dritte e lasciamo fare la forza di gravità. Relax, sentite tirare tutta questa parte, sentite tirare questa parte, ma lasciatevi andare. Non spingete, lasciate fare la forza di gravità. 1600, 1700, 1800, 1900, 10. Prima di alzarvi, piegate le ginocchia in su. Piccolo trucco per evitare il colpo della strega. Avete 2 casse d'acqua, prendete così e tirate su con le gambe. Perfetto, bravissimi. Allora, detto questo, andiamo a fare gli ultimi 2 esercizi. Ed è questo. Allora, il primo, piegate la gamba così, verso sinistra e ginocchio destro piegato. Mettete il tallone sinistro così. Perfetto, sopra il ginocchio. Ok, bravissimi. Lasciate là 10 secondi, andate in torsione con la parte lombare del bacino, praticamente così, 7, 1800, 1900 e 10. Cambiate, rigirate dall'altra parte, così. Ginocchio sinistro piegato, tallone destro sopra il ginocchio, braccia aperte, relax, lasciate fare anche qui la forza di gravità, andate in torsione con la parte lombare. Bravissimi,
1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Ok, ultimo esercizio, bravissimi. Allora ci mettiamo così, metatarso e tibia belli in linea, che sono aderenti al terreno, spingiamo in avanti, estremizziamo le mani e poi facciamo il contrario, portiamo la fronte, cerchiamo di portare la fronte alle ginocchia, bravissimi, bravissimi, così, così. Ok, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Perfetto. Cosa dirvi? Siete fantastici. Siete veramente fantastici, tutti. Cosa dirvi? Siete veramente fantastici. Lui si è messo, se riuscite a vederlo, è stanchissimo, stanchissimo. Grande Seba e Stegolando, Isidoro, benvenuto. Grande, grande, ciao, ciao Gianluca, grandissimo, bravissimi, bravissimi. Allora ragazzi, che dirvi, che dirvi? Allora, vi do appuntamento a domani. Domani è domenica, è sempre un bellissimo giorno, non perdiamo i giorni. Adesso sta uscendo il sole, sarà una bella giornata domani. Io vi aspetto, io continuerò a allenarmi, vedo se domani mi allenerò giù in giardino. Bene, se no saremo sempre qui, perché per il momento siamo qui. Vado a fare i rulli. Grande, grande Gianluca, spacca tutto, vai di rulli. Allora, Loretta, ciao Loretta. Allora, vi invito tutti ad andare sul canale YouTube. Domani mattina rilascerò il video sulla nutrizione. Il secondo riguarda l'altro macronutriente, cioè le proteine. Andate a guardarlo, spero che sia una cosa simpatica e datemi lo sprono per fare anche quello sui grassi. Terzo macronutriente. Benissimo, allora ci siamo guadagnati anche oggi il tè con i nostri 3 biscotti, perché abbiamo pensato e l'abbiamo fatto. Bravissimi, vi do appuntamento a domani alle 17. Ciao, ciao a tutti.